You ain't nothing but a hound dog, a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, a hound dog, crying all the time. Well, now you never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Well, they said you were high class, that was just a lie. They said you were high class, that was just a lie. Well, now you never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, hound dog, crying all the time. Well, now you never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Allora, io fra le varie fisime c'ho anche quella dei treni. I treni piacciono a molti, sarà un fatto che uno voglia rimanere bambino. Comunque, a parte ciò, parliamo di rarità. Sì. Fino a un certo periodo, guarda caso gli anni 30, e forse le cose si facevano bene in Italia. In che senso? Che se qualcuno costruiva una ferrovia locale e pensava, se era possibile per motivi di vicinanza, di collegarla tramite un raccordo ferroviario alle ferrovie che allora erano dello Stato, adesso sono un ente privato nel quale non ci ho capito niente nemmeno io. Quindi c'era una certa serietà organizzativa e noi abbiamo tracce di questo. Abbiamo per esempio una chicca per gli appassionati: a Roma c'è un binario di raccordo fra le stazioni del treno della Roma-Ostia e anche del metro B, e c'è un binario di raccordo che collega appunto la stazione Roma-San Paolo oppure Roma Piramide del metro B con la stazione delle Ferrovie dello Stato o ex Ferrovie dello Stato Ostiense. Questo binario è ancora utilizzato per motivi di acquisto di treni, però sono sempre più rari i passaggi. Professore, la muovo un attimo. E potremmo dire che non è tenuto tanto bene. Che io sappia, un binario, una cosiddetta dotazione FS, cioè un binario delle FS che si estende su una ferrovia che all'epoca, diciamo che anni fa, era del Cotral, adesso è passata recentemente all'ATAC. E noi che siamo appassionati vorremmo che questi raccordi ferroviari venissero tenuti bene. Vabbè, ne parleremo una prossima volta, forse andremo sui luoghi, on the spot. Sul pisciatoio. Allora, pisciatoio moderno. Sì. Allora, codesto è un obelisco egizio, ma fu messo al monumento ai caduti di Dogali. Sì. Dogali ha a che fare con, penso, la prima esperienza, il primo tentativo coloniale italiano sul finire dell'Ottocento. Sì, no, rimanga qua, professore. E quindi furono trucidati dalle popolazioni locali. Questo monumento non era qui, ma era in quella che è il piazzale adesso della stazione. Sì. Cos'è che non va? Non che l'abbiano rimosso per rendere una stazione più moderna, più grande. Non va che nell'assoluta incuria viene lasciato qui, dove è diventata una latrina, un pisciatoio, si può dire, per chiunque, sbandati, barboni. Quindi questa praticamente è una latrina, un monumento dedicato a 500 persone italiane morte, ed è un cacatoio. Cioè questo, professore, è oggi dice si latrina. Si avvicini per sentirne, diciamo, l'olezzo. L'olezzo, si sentiva, si avvicina. Dovrebbe avvicinare pure il sindaco, forse. Il sindaco, sì. Beh, del resto... Quindi sul sangue italiano scorre urina, diciamo, straniera o comunque avventizia. Avventizia. Eccoci qua. Questa è l'Italia. Questa è... Benvenuti, welcome to Italy. Thank you.